Ciao a tutte! In questo video tutorial vedrete come realizzare delle piccole palline che rappresentano una squadra di calcio. Qui abbiamo Milan, Juventus, Inter. Questo modello di portachiavi, vedete, è a strisce. Nero, rosso, nero e rosso. E uniti insieme. Nel successivo video invece vedrete come realizzare questa pallina. Io ho scelto questo colore dell'Inter, ma poi a vostra scelta, anzi se volete potete anche non rappresentare una squadra, ma utilizzare i vari colori per giocare con i vostri bimbi. Bene, cominciamo con il nostro lavoro. Il materiale che dobbiamo utilizzare per realizzare la nostra pallina è cotone numero 5 celeste, cotone numero 5 nero, imbottitura, forbice, ago da lana e l'uncinetto numero 1,75. La pallina è formata da 12, 6 di un colore e 6 di un altro. Con questa realizzerò la pallina che rappresenta la squadra del Milan, quella che avevo già realizzato, come vedete, questa l'ho realizzata della Juventus, bianca e nera. Vedete, nero, bianco, poi una striscia nera e sotto bianco, in questo modo. Bene, ora cominciamo il procedimento. Dobbiamo realizzare il pentagono, il primo pezzetto. Dobbiamo farne 6 di un colore e 6 di un altro. Procediamo. Lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 5 e 6. Chiudiamo in tondo con una mezza maglia bassa. Dopo il primo punto è una maglia alta doppia, ma siccome dobbiamo cominciare il giro, la realizziamo con 4 catenelle, 3 e 4. Quindi queste 4 catenelle rappresentano la prima maglia alta doppia. Ora proseguiamo realizzando nel foro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi 4 catenelle che sono una maglia alta doppia e 3 maglie alte. Ora qui ripetiamo, quindi una maglia alta doppia, 2 maglie alte. Una, e 3. Procediamo per la terza volta con una maglia alta doppia e poi nuovamente 3 maglie alte. Una, due e 3. Spostiamo e abbiamo realizzato per ora tre lati. Il pentagono ha 5 lati, quindi proseguiamo. Una maglia alta doppia,
3 maglie alte. Una, e 3. E abbiamo fatto il quarto lato. Spostiamo un pochino e facciamo l'ultimo lato, quindi maglia alta doppia, maglia e andiamo a chiudere sul primo punto iniziale con una mezza maglia bassa. E abbiamo realizzato il primo giro del pentagono. Ora dobbiamo rifinirlo in modo che si vedano bene i lati. Per cominciare il lavoro, qui 2 catenelle che sostituiscono una maglia bassa e nello stesso punto realizziamo un'altra maglia bassa, questo solo per l'inizio. Poi nelle 3 maglie qui del giro precedente, che sono 3 maglie alte, noi lavoriamo 3 maglie basse, una, due e tre. Poi sulla maglia alta doppia del giro precedente realizziamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto che ci serve per evidenziare bene la punta del lato, dell'angolo, scusate, in questo modo. Quindi abbiamo fatto 3 maglie basse e nella maglia alta doppia del giro precedente una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. E ora proseguiamo sulle 3 maglie alte realizzando 3 maglie basse. Una, due e tre. Sulla maglia alta doppia entriamo e realizziamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto. Vedete come viene bene evidenziato l'angolo? Procediamo con 3 maglie basse sui punti precedenti del giro precedente. 3 maglie basse, nella maglia alta doppia realizziamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto. E procediamo con 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Sulla maglia alta doppia del giro precedente, sempre una maglia bassa, una catenella e nello stesso punto un'altra maglia bassa. E ora rifiniamo con le ultime 3 maglie basse. 1, 2 e 3 e siamo arrivate alla punta. Quindi entriamo, chiudiamo con una mezza maglia bassa, tiriamo il filo, lo tagliamo questo modo, voltiamo, tiriamo un pochino il filo iniziale. E questo lo tagliamo, mentre questo qui di fine lavoro, poi prendiamo l'ago da lana, infiliamo il filo di fine lavoro e andiamo a nasconderlo nel lavoro. Facciamo passare attraverso i punti in modo che così resta nascosto. Tiriamo un pochino e poi lo tagliamo. In questo modo
questo modo abbiamo ottenuto il primo. Quindi ora con lo stesso procedimento dovete prepararne 6 azzurri e 6 neri che utilizzeremo per formare la pallina dell'Inter. Ecco pronti tutti i nostri pentagoni, 6 azzurri e 6 neri per realizzare la pallina dell'Inter. Ora cominciamo a cucire tutti i Prendiamo il primo pezzi. pentagono nero per realizzare la parte sopra, poi prendiamo quello azzurro e come dobbiamo cucirli così in questo modo. Quindi mettiamo dritto con dritto. Così, ago e filo, cominciamo a dare dei punti. Ecco, un nodino qui per bloccare l'inizio, poi sui due lati. Comincio a unire le due parti. In questo modo prendo le due asole nere, perché tanto ho il filo nero, più l'asola azzurra, in questo modo. Nero, primo punto. E l'asola qui di sinistra del punto basso. Vedete? Tirate un pochino. Così. E continuiamo fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo facciamo il nodo. Lo faccio doppio così sono sicura che tiene bene. Vedete? Procediamo, prendiamo un secondo pentagono, vediamo, e anche questo dobbiamo unirlo qui, quindi mettiamo sempre dritto con dritto. Partiamo e anche qui facciamo la nostra cucitura. E anche il secondo, vedete? Resta fissato. Ora procediamo con un terzo, poi con un quarto e con il quinto. Ecco fatto, ho unito il lato dei petali azzurri a quello al petalo nero, in questo modo. Stesso lavoro l'ho fatto con gli altri petali, però ho alternato. Però ho invertito i colori, ho fatto il nero intorno e l'azzurro al centro, in questo modo. Arrivati a questo punto, ora dobbiamo cucire questo lato di ogni singolo pentagono. Quindi prendiamo il cotone azzurro. Tagliamo in questo modo, dritto sul dritto, e cominciamo ad unire questa parte. Faccio un nodino iniziale e poi proseguo
unendo le due parti. Procedo unendo i due lati. Fino alla punta, fino all'angolo qui. Arrivata all'angolo, chiudo con un nodino. Se ne fate due ancora meglio. Riapro, vedete che resta chiuso. A questo punto infilo leggermente l'ago nel lavoro per far passare il filo e poi taglio. Uno è unito e ora procedo ad unire anche tutti gli altri lati del pentagono, di tutti e cinque. Ok, io adesso ho cucito tutti questi lati e così ho ottenuto i due pezzi pronti per essere uniti, anche qui con una cucitura, in questo modo. Qui, sul lato qui, dovremo andare a cucire questo lato e poi quest'altro, in questo modo. Quindi, teniamo bene fermo il lavoro. Ago e filo, infiliamo sulla punta, blocco il filo con un nodino, perfetto, così posso cominciare a lavorare. Quindi vedete, dobbiamo unire questo lato con questo lato. Praticamente questa punta andrà inserita qui, in questo modo. Cucita prima qui e poi cucita anche da questo lato. Qui possiamo cucire sul dritto. Facciamo dei piccoli punti che non si vedono. Procediamo. In questo modo, poi dall'altro, se non riuscite a tenerlo aperto, potete anche piegare in questo modo, così il lavoro è più semplice. Un piccolo punto e abbiamo cucito il primo pentagono in mezzo agli altri due neri sotto, in questo modo. Ora procediamo in questo modo fino a comporre la nostra pallina. Procediamo con la cucitura in modo da ottenere la nostra pallina.
spieghiamo un pochino. Arrivati a questo punto, cominciamo a mettere l'imbottitura nella pallina. Prima di dare la chiusura finale, la cucitura finale. Spingiamo bene in modo poi da dargli bene la forma della pallina. Così. Spingiamo bene. Procediamo con la cucitura. Ultimo lato da finire. Ultimo lato e siamo quasi alla fine. Il nostro nodo. Ancora uno, mi si è sfilato. In questo modo e ora andiamo a nascondere il filo nella pallina. Bene, filiamo qui e resta inserito. Pallina è pronta, ora però dobbiamo fargli il laccetto. I due fili, qui prendiamo l'azzurro col nero e con l'uncinetto catenella iniziale e lavoriamo 20 catenelle, così vedete che il laccetto resta di due colori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Andiamo nella prima catenella e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Un punto ancora, tiriamo il filo e tagliamo. Facciamo un nodino così e in più un altro nodino con gli altri fili d'inizio lavoro, così siamo sicuri che tiene bene. Poi a questo punto tagliamo prima i fili corti. Poi teniamo il filo nero che ci serve per cucire, mentre quello blu possiamo tagliarlo. E ora andiamo a infilarlo qui sulla parte alta del nero. In questo modo infilo l'uncinetto, comincio a prendere questi filetti che per ora non mi servono, in modo che restino dentro nel lavoro. Poi col filo che abbiamo tenuto lo andiamo a fissare bene con alcuni punti. Ancora un punto,
in modo che resti ben fissato. Facciamo un nodo, vediamo un po', fissiamo anche dall'altro lato. Poi il filo lo mandiamo, lo inseriamo nel lavoro e tagliamo. Ok, così anche questa pallina è pronta. Ecco, così anche questa dell'Inter a strisce è pronta. Ho fissato il portachiavi. Così le palline sono pronte. Spero che questo mio video tutorial vi sia piaciuto. Vi aspetto al prossimo. Ciao a tutte!